8 mesi fa proprio in questa piazza ai festeggiamenti dopo la vittoria agli europei e oggi all'indomani dell'eliminazione che non ci permette di accedere, che non permette all'Italia di accedere ai mondiali, siamo ancora qui e la piazza ha un aspetto totalmente diverso. Sentiamo cosa pensano i lecchesi che hanno seguito la partita ieri sera. Comincio a meravigliarmi che abbiamo vinto gli europei io. Sì, è stata brutta, poi contro la Macedonia del Nord che era 67esima nella classifica mondiale. E noi sesti. Il calcio così, il calcio. Quindi è una brutta delusione. Eh sì, purtroppo sì, per l'Italia sì. Poi due volte consecutive non facevo il mondiale, roba da matti. Hai visto la partita ieri? Purtroppo. Cosa dici? Ci sei rimasto male? Tantissimo, sono deluso. Volevo vincere i mondiali, però sarà per il 2024. Si sperava di vincere i mondiali e neanche ci siamo arrivati. E difatti è proprio quella la delusione più grande, che per la seconda volta non siamo arrivati ai mondiali. Abbiamo giocato bene, però i ragazzi non avevano quella voglia di chiuderla. E poi alla fine si è visto, il risultato è quello, sono tutti delusi, però rimaniamo con la nostra Italia, con la nostra nazionale. Sì, l'Italia ha perso tante occasioni ieri sera ed è una delusione soprattutto dopo la grande vittoria degli europei. Chiaramente non se l'aspettava nessuno, cioè noi andiamo, vinciamo gli europei e poi neanche il mondiale, ragazzi, sta storia, no? Gli europei sono stati, l'anno scorso in un anno, e le cose cambiano. E oggi non si festeggia. Oggi non si festeggia, oggi siamo un po' sporchi di vergogna. Abbiamo preso gol come dei polli e finito lì. Finita la partita, ci ha rovinato tutto. Scusate, 22 che si rincorrono intorno al pallone mentre quelli là muoiono. Dai ragazzi, che importanza ha la partita?